Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un errore che non devi assolutamente fare per ogni singolo gruppo muscolare per aumentare la massa muscolare anche a casa. Mi raccomando, le lavorabili di base come la postura, l'esecuzione, scapole addotte, le presse, la respirazione soprattutto, devi sempre espirare quando vai a contrarre, sono fondamentali, valgono bene o male un po' in tutti gli esercizi, anzi in tutti gli esercizi, e alcuni principi di base per l'appunto sono sempre validi, quindi dopo diventa difficile sbagliarsi, se li rispetti una volta li azzecchi sempre, sei tranquillo. Per il petto devi assolutamente stare attento e evitare che i gomiti vadano oltre i 45 gradi, che sia panca piana, chest press, spinte con manubri, non solo, in tutti gli esercizi i gomiti non devono andare mai oltre i 45 gradi. Se io sono col braccio flesso, con il gomito attaccato al corpo, sono a 0 gradi, se comincio ad alzarlo aumenta l'angolo, mai oltre 45 gradi, proprio per non stressare troppo l'articolazione delle spalle. E infatti il movimento delle mani, bilanciere, manubri e quant'altro è sempre allineato con la parte bassa del petto, mai più in alto verso il collo, proprio per non stressare troppo l'articolazione. Per la schiena evita assolutamente qualsiasi movimento dietro la nuca, troppo stressante per l'articolazione delle spalle, ancora una volta, sempre con i gomiti mantenuti vicino al corpo, e una buona enfasi, come sempre, sul petto bello aperto, con le scapole addotte e depresse, cioè si avvicinano e si abbassano, così apri il petto, vale anche, come detto, per in generale, per tutti gli esercizi, e protegge l'articolazione, in particolar modo quando è nella parte alta. Per le spalle, idem, ancora una volta, evita assolutamente di eseguire movimenti di tipo il military press dietro la nuca, troppo stressante, stressi e troppo l'articolazione, e non hai alcun vantaggio in termini di aumento massa muscolare. Dopodiché, sempre per le spalle, mi raccomando, già che ci sei, evita tirate al mento, alzate laterali con intrarotazione, e evita anche di allenare direttamente i deltoidi anteriori, perché ancora una volta stressi troppo l'articolazione delle spalle. Se alleni direttamente i deltoidi anteriori, rischi nel corso del tempo che lo spazio articolare si riduca a livello profondo, tanto più in un contesto di postura non corretta su base quotidiana. E le alzate laterali con intrarotazione sono molto stressanti per le spalle, come se versassi da bere. L'esecuzione corretta prevede l'extrarotazione, e le tirate al mento ancora una volta troppo stressanti per le spalle stesse. Quindi evita questi esercizi, dopodiché sei tranquillo. Nel caso dei tricipiti, mantieni sempre i gomiti vicino al corpo, evitando di allargarli troppo, che siano un French press con manubri, skull crusher piuttosto che French press manubri e così via, ancora una volta per un discorso posturale e articolare. E nei bicipiti assicurati di evitare l'errore che consiste nel non enfatizzare la supinazione, cioè la rotazione dell'avambraccio rimane col mignolo più in alto del pollice, che nei movimenti che lo permettono, tipicamente curl con manubri, elastico e cavi non con bilanciere, ti permettono per l'appunto di allenare al meglio i bicipiti stessi. Quindi io in questi movimenti non carico con bilanciere e enfatizzo la supinazione, per l'appunto arrivano col mignolo più in alto del pollice. Per quanto riguarda gli addominali, evita di fare troppi crunch, non sono una cosa più efficace, tanto più per bruciare il grasso nella zona addominale. Puoi farli alla fine, te li concedo, diciamo così, soltanto se prima hai, diciamo così, rispettato una checklist per quanto riguarda: al primo posto una bassa percentuale di grasso con una buona genetica, al secondo posto movimenti multiarticolari come squat, stacco, se lo segui, eccetera, che indirettamente allenano il core a livello profondo, anche non soltanto il lato dell'addome, per la stabilizzazione, che è la funzione principale che il core svolge, e dopodiché un po' di plank, per l'appunto, che è sicuramente il top, ancora una volta, perché alleni il core per la stabilizzazione. Se questa checklist è rispettata, puoi alla fine eventualmente fare dei crunch. In realtà crunch, reverse crunch e leg raise io eviterei, perché indirettamente vai ad allenare anche i flessori dell'anca, cioè i muscoli che portano le gambe verso la zona addominale, flessori dell'anca che in parte sono già contratti per una postura non corretta su base quotidiana, 8 ore al giorno dietro una scrivania, quindi non conviene compromettere ulteriormente la postura con movimenti che indirettamente allenano i flessori dell'anca, come il leg raise, reverse crunch, e il crunch stesso non è di certo la cosa più efficace. Infine, per le gambe, evita assolutamente di fare lo squat multipower, troppo stressante per ginocchia e zona lombare, lo squat con rialzi, ancora una volta da non fare, troppo stressante per le ginocchia, esposti il carico troppo in avanti con un focus maggiore sulla parte frontale, che comunque già di default i quadricipiti intervengono in maniera più importante rispetto ai glutei in tutti gli squat, quindi non conviene comunque spostare il baricentro ulteriormente in avanti. E nella leg press, nella leg extension, evita di arrivare con le gambe completamente estese, troppo stress per le ginocchia, ancora una volta, quindi lascia un po' di angolo, diciamo così, un po' di flessione. E la leg extension sicuramente da non fare a casa, perché la leg extension della panca multifunzione non è particolarmente raffinato come meccanismo, quindi comunque rischieresti, secondo molti può essere troppo stressante. Puoi valutare la leg extension in palestra, perché il meccanismo è più raffinato, comunque senza mai arrivare con le gambe completamente estese, e con la consapevolezza a parte che gli squat, bilanciere, manubri, eccetera, sono sicuramente molto più efficaci. Quindi breve carrellata, evita questi errori, uno o più per ogni gruppo muscolare, dopodiché puoi avere ottimi risultati, che sia a casa e in palestra. Ti rimando agli altri miei video, Paradigma Autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao!